vedremo come cambiare la luce dello stop, che fa anche da di posizione. Mi servirà una chiave da 10, un cacciavite, se io ho italiano, però se c'è vite americano è ancora meglio, e una lampadina nuova. Se andate verso di qua, aprite il baule e c'è qui una finestrella. Questa finestrella, se guardate, ci sono 4 viti da svitare con la chiave da 10. Fate la chiave, rallentate, sono abbastanza chiaramente su, tieni, sono abbastanza lenti di su, niente questo di qua, ok, e svitate con la mano, attenti a non far cadere le viti, perché puoi prenderle, è un'impresa, posate senza perderle, come faccio sempre io. Allora, vi ho risparmiato la, il smontaggio delle, dei dadi, tanto è abbastanza semplice. Adesso il faro vi esce, staccate questo filo, c'è qua una cosa da premere, fate un po' di forza, è un po' duro, un nudo, ok, e avete il faro. Qui c'è la vite, aspetta, quello americano è meglio, io mi devo andare a prendere, svitate, ancora no, faccio un pochettino, allora questo sì, infatti, passate qua, estraete questo coso, guardate qui dentro le luci, quell'arancione ovviamente la freccia, quindi è questa, questo è lo stop, quindi si deve sostituire questa di qua, girate ed è sceso da solo. Stesso procedimento, inchiodate qui dove ci sono i buchini con queste palline qui in fondo e girate, non esce più, e ora rimontate. Questo è messo, c'è un pochino qua e questo per la vite, mettete qua, in giuda, perfetto, metto il faro, anzi prima mettete il filo, se no non vi funzionerà mai, ok, fatemi il filo giusto, perfetto, e tornate alla finestra, rimettete i dadi, attenzione sempre a non far cadere né il rondello né i dadi da dentro, questa parte ve la risparmio, ci vediamo dopo per la prova se va bene il lo stop. Accende. Finito, semplicissimo.